Come vedete siamo su una stalla per la seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando i pericoli della perdita delle DOP, in particolare della casatella trevigiana. Siamo a Mercato Vecchio, quindi nel Monte Bellunese, e siamo con il signor Luciano. Sono le ultime vacche però le sue, perché? Perché purtroppo, non avendo più redditività e avendo anche avuto problemi di salute, non riusciamo più a gestirle nel modo adeguato. Il latte però viene remunerato maggiormente, mi dicono adesso, rispetto anche solo qualche mese fa. Certo, ma comunque non è sufficiente per far fronte ai costi che abbiamo molto più alti. Dai costi degli alimenti a quello che è il costo dell'energia e anche sempre più burocrazia che insomma comincia ad avere un peso molto alto. Poi come siete riusciti ad andare avanti fino adesso? Ora, noi abbiamo sempre suddiviso l'azienda fra viticola e anche allevamento. È sempre stata un'azienda a conduzione familiare. Logico che nell'arco degli anni purtroppo i familiari sono venuti a mancare e ad un certo punto abbiamo dovuto fare questo tipo di scelta ed è una scelta molto sofferta, non si fa questo a cuor leggero, anche perché qui c'è il lavoro di molte generazioni nostra, di mio papà, mia mamma, miei zii, ma anche dei miei nonni, quindi arrivare qui è stata veramente dura ed è molto brutto insomma per noi dover chiudere. All'interno della nostra azienda non abbiamo più ricambio generazionale e sinceramente avere un giovane che si imprende questo tipo di impegno vuol dire pretendere un po' troppo. Se economicamente riusciamo a riprendere e riusciamo anche a trovare dei collaboratori e a pagarli adeguatamente, siamo pronti a partire anche domani mattina, ma nelle attuali condizioni assolutamente no. Ecco, qual è la soglia? Cioè a quanto deve essere venduto il suo latte perché tutta questa macchina possa stare in piedi? Se fino a diciamo 4-5 mesi fa 50 centesimi secondo me davano una giusta remunerazione, ossia a noi restavano circa 7-8 euro l'ora netti, allo stato attuale insomma non è più possibile tutto qua. Il nostro latte era certificato per Asiago Montasio Casatella Trevigiana. E quindi se non arriva il vostro latte ci saranno meno forme che verranno prodotte? Beh, assolutamente sì, se dal latte si fanno le forme, senza latte non si fanno più. Grazie. Grazie a voi. Adesso è il momento di Adriano Favaretto. Siamo arrivati all'ultima puntata di maggio e vi voglio parlare delle rose. Rose che in questo momento sono in piena fioritura. Adesso è anche il momento di andare nei vivai a scegliere i colori, scegliere il tipo di rose, ce ne sono tante varietà. La manutenzione adesso va fatta tirando via qualche fiore che ormai sta appassendo, vedete in questo caso, lo tirate via appena appena. Fra un mese, 15-20 giorni che è finita, vedete qui abbiamo un bel bocciolo, finita la fioritura di tutto questo, prendete il ramo, scendete giù e trovate qui, a questa altezza qui, vedete che c'è una gemma, esportate questa parte qua in pratica. E lasciate questa gemma all'altezza della foglia. Questa nel giro di un mese crescerà e porterà fiori ancora. Questo è per vedere un'altra fioritura. Adesso le rose possono essere attaccate dagli afidi. Per combatterli ci sono degli aficidi naturali, chiamiamolo così, con le ortiche, con l'aglio, oppure degli aficidi che trovate in commercio. Poi se avete un po' di solfato di rame per le foglie, date un trattamento anche a base di solfato di rame per le foglie. Il rosa è un colore naturale, ma a volte può diventare anche un colore particolare. Fiocchi rosa su rami secchi, perché è la vita che continua. E questo l'ho intitolato L'albero della vita, dedicandolo alla mia nipotina Olimpia, che da pochi giorni allieta questa casa. E può essere uno spunto anche per voi che state diventando genitori o nonni di raccogliere dei rami e fare avere un'idea così che ricorderà l'evento che vi arriverà. Fate sempre un buon lavoro. Altra stalla, questa volta ai piedi del grappa, per parlare
proprio di allevamenti e soprattutto di malghe. Siamo con Afra Panizzon, Malga Mure. Che futuro? Penso che il futuro sia nullo. Se andiamo avanti di questo passo spariranno tutti i prodotti tipici del grappa: morlacco, bastardo, ricotta, quello che si fa in malga, insomma. Già è difficile produrre in pianura, figuriamoci in malga con tutte le difficoltà che ci sono. Non vedo futuro, insomma. Quello che riusciamo a ricavare in malga va destinato tutto a sostenere l'azienda in pianura, perché il costo del latte non è quello che dovrebbe essere, perché per sopravvivere, dicono sopravvivere non vivere, ci vorrebbe che il latte costasse almeno 60, minimo 60 centesimi al litro, ma qui siamo sempre sotto, mentre le materie prime sono alle stelle. Praticamente il guadagno dell'agriturismo, della malga, compresi i contributi, che quei pochi che riusciamo a prendere, servono solamente per mantenere la stalla a valle. Come uscirne per non perdere le nostre DOP? Allora, intanto che la regione intervenga a mettere un prezzo adeguato al latte, alla stalla, e poi dia sostentamento a chi va in montagna, a chi lavora anche in campagna, no? Lavorate quasi gratis, lavoriamo per rimetterci, basta, perché se dovessi fare i conti con la penna sarebbe meglio che chiudessi la stalla. Senta, per ultimo, poi tra l'altro voi avete anche un problema di viabilità. Ah beh, quello sì, abbiamo la viabilità che dalle Mure va a Cima Grappa, chiusa dall'anno scorso. Abbiamo fatto un passo da giganti, siamo entrati in patrimonio dell'UNESCO con la strada principale chiusa. Non so se in provincia capiscono certe cose oppure non ci arrivano. Grazie Alfa Pranizzon, adesso è il momento di Renzo Gatto. Fragraria Vesca non è altro che la fragolina di bosco, quella che noi conosciamo, molto piccola e profumatissima, mentre quelle grosse, fragole grosse, non sono altro che degli ibridi, e ce ne sono tantissime. Quello che noi consumiamo non sono frutti, sono dei falsi frutti. I veri frutti sarebbero quei semini giallognoli che contornano la fragola. A noi ci interessa quella parte rossa, che non è altro che il ricettacolo fiorale che diventa succulento. Perché ci interessa? Perché contiene una grande quantità di vitamina C, ma anche delle altre sostanze, tra cui quella forse più importante è l'acido ellagico, con grande attività antinfiammatoria, con grande attività anche antivirale, ma soprattutto riesce a proteggere il DNA da agenti cancerogeni. Altra attività molto importante sembra che possa proteggere il feto da eventuali malformazioni. Tutto questo rende la fragola un frutto molto interessante, molto importante per la nostra dieta. Però devo dare un consiglio: siccome la fragola è molto sensibile a agenti patogeni, a funghi, a parassiti, e viene continuamente trattata contro questi agenti, coltivatevi le fragole in casa. Va sottolineato che l'acido ellagico è una componente molto importante della nostra dieta, perché rallenta l'invecchiamento sia della pelle sia dell'organismo in generale. Quindi, nello specifico, vi consiglio di consumare molta frutta contenente acido ellagico, in particolare allora fragola e lamponi in questa estate e succo di melograno e noci nell'autunno. E ci siamo spostati all'assemblea di Aprolav qui a Castelfranco, un'assemblea particolare perché c'è l'esperienza olandese di una cooperativa molto importante, e siamo con il responsabile di questa cooperativa. La vostra esperienza per tenere il latte, per tenere un prezzo adeguato del latte? Lately the prices of the cost input on farm level has risen dramatically. Negli ultimi tempi il costo delle materie prime all'origine è molto aumentato ed è giusto che anche il latte subisca questo aumento di prezzo, quindi che all'allevatore arrivi il giusto prezzo.
Abbiamo avuto un importante risultato ultimamente, due settimane fa, quando la grande distribuzione non accettava i nostri rincari e noi abbiamo dovuto sospendere le forniture del prodotto, così che il cliente finale, a un certo punto trovandosi senza prodotto, si è chiesto dov'è finito il mio latte, ed è a quel punto che i compratori hanno accettato i nostri aumenti. È importante garantire a tutti, e questo noi facciamo in Olanda, un giusto ed equo prezzo. Ai prodotti di Friesland Campina è stato costruito un progetto di sostenibilità che il cliente conosce molto bene, e questo crea una fidelizzazione del cliente verso i nostri prodotti. Nonostante questo punto fermo sul prezzo, per non abbassare il prezzo del latte alle aziende, comunque teniamo fedele il nostro cliente proponendo degli sconti mirati, così che il cliente non trasferisca il proprio interesse su altri tipi di bevande, come ad esempio le bevande a base di soia o di altri derivati vegetali. E la qualità, allora, è la vera soluzione? The quality is key, is important. Se riusciamo a trasmettere questo messaggio al consumatore, la qualità è la chiave del prodotto, però non importa se sia la qualità solo del latte, quanto anche la qualità di come viene fatto il latte, del benessere animale. La qualità deve essere di tutta la filiera, fino al prodotto al supermercato. Purtroppo in questi ultimi giorni abbiamo avuto l'esempio di come effetti, fenomeni meteorologici creano ulteriori difficoltà a un settore già di per sé molto delicato come quello agricolo. Abbiamo avuto temporali intensi, grandinate, nubifragi che hanno veramente in alcuni casi distrutto le produzioni, e questo è molto grave e dispiace. Veniamo a noi, ecco, abbiamo ancora un anticiclone che ha il suo centro sul nord Europa e da lì continua a mandare impulsi di aria più fresca. Vedete, la carta oggi è veramente indicativa. L'anticiclone col centro sul nord Europa, e sul suo bordo orientale c'è una discesa di aria instabile che dà vita appunto a questi impulsi. La parte più avanzata, ecco, di questa aria fresca per domani, vedete, è prevista ed è indicata da questi triangolini blu. Ecco la parte più avanzata, e questo cosa succede? Succederà ancora, in modo anche se un po' più attenuato. Quest'aria fresca si scontrerà con questa massa di aria molto calda, anomala di questo periodo, in pianura ma anche sulla pedemontana, e darà vita a fenomeni anche temporaleschi, anche intensi. E questa è purtroppo la situazione. Quindi più in dettaglio per domani, cioè per sabato, ancora situazione di estrema variabilità perturbata. Quindi cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con fenomeni di piovaschi e temporali. Con qualche naturalmente intervallo. Nel pomeriggio appunto avremo nelle ore più calde questa possibilità, dove lo scontro è più forte, la possibilità di anche temporali, purtroppo, di rovesci. Poi c'è un'attenuazione per domenica, una variabilità, qualche fenomeno residuo in mattinata ma nulla più, e poi diciamo avremo una variabilità, l'anticiclone si allarga, termina l'afflusso di aria, questi impulsi di aria più fresca, quindi dovremmo avere una variabilità per tutta la settimana, ma con tendenza, diciamo, al sereno. Per quanto riguarda i venti, ancora da nord-est, però ci sono rinforzi, come sapete, quando sono i temporali, questi venti sempre da nord-est si rinforzano e diventano anche forti, anche se di brevissima durata. Temperature pure queste ballerine, un calo nelle minime, intorno 12, 13, 14 gradi, quindi più basse, ma soprattutto un calo nelle massime, prossimi 2-3 giorni, 23-24 gradi in pianura, però da lunedì riaumenteranno e gradualmente si riporteranno 31-32 gradi, quindi questa ondata di caldo, questa estate anticipata, continua. Per finire, l'alta Adriatica è previsto per le prossime 48 ore, mosso molto mosso, e poi da poco mosso a mosso nel proseguo della settimana.
Si è conclusa l'assemblea di Aprolab, siamo con il presidente Terenzio Borghi. Qual è il futuro del latte trevigiano e veneto? La speranza è che venga remunerato per continuare a mantenere quelle che sono le aziende del territorio. Abbiamo sentito delle realtà olandesi, una cooperativa che da solo fa il latte italiano, che quando è stato il momento hanno lasciato i supermercati senza il prodotto e naturalmente dopo due settimane hanno dovuto accettare gli aumenti che devono essere riconosciuti alla trasformazione per poi essere trasferiti all'allevatore. Io spero che anche in Italia ci sia più sensibilità da parte della GDO e che non aumentino il latte al consumo o il formaggio al consumo, perché è già caro. Perché se andiamo a vedere realmente a quanto loro comprano i formaggi, capiamo che si possono accontentare anche di meno e possono dare qualcosa di più per salvare un comparto. Tutte le anime del comparto devono stare bene, non una sola che deve fare compressione per la sua forza contrattuale, deve fare compressione e far morire le altre, perché sennò prima o poi succederà quello che è successo in Olanda, rimarranno senza il prodotto nei supermercati. Lo diciamo da tanto tempo, speriamo che ci sia sensibilità da parte di qualcuno, insomma, ecco. C'è speranza, insomma, per il latte veneto. I nostri numeri sono qualità e spero tanto che la qualità, come ha sempre fatto, come fa all'estero, quando i nostri prodotti vengono venduti all'estero e vengono riconosciuti, hai capito, per la bontà che hanno, siano riconosciuti anche a livello nazionale. Grazie Presidente. Grazie. Borga, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, come sempre l'ultima parola, essendo la puntata di fine mese, la lasciamo a Beppe Fantin, all'Agrifoglio, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Con la vignetta di questo mese ho voluto parlare di una delle crisi che ha portato alla guerra in Ucraina, ovvero quella del grano. I porti chiusi, i magazzini pieni stanno creando problemi nel mondo e in Italia. La mancanza del grano e quindi la farina per fare la pasta, per fare il pane, ma anche la mancanza di cereali per i mangimi dei nostri animali. Proprio per questo ho voluto disegnare delle spighe di grano in versione soldato, ben sapendo che nella guerra non c'è nessun vincitore. È come diciamo noi in Veneto, a fine ise tutti poligrami. E da qui lo slogan: voleva combattere per la sua terra, ma a fine se restasse che un poro grano. Con questa vignetta io vi saluto e vi do appuntamento all'ultima settimana di giugno.